Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro topo della settimana, numero 3408, e per andare ad unboxare insieme la nuova uscita del deposito, il secondo piano, e ad andarlo ad attaccare con il primo uscito la settimana scorsa. Se non avete visto il video, vi invito ad andarlo a recuperare. Prima di passare alle storie, però, facciamo alcune premesse. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare mi piace. Abbiamo raggiunto il traguardo dei 600 iscritti, per cui ringraziamo ognuno di voi. Avremo presto dei video 1/2, video speciali, vedremo se riusciamo a trovare il tempo per registrarli e il modo per farli uscire bene, perché comunque è un traguardo importante, va celebrato nel modo giusto. Che vedrete nel giro di questa settimana, massimo primi giorni della prossima. Quindi state aggiornati, perché tra poco vedrete delle belle novità sul canale. Miki tornerà a fare video con più regolarità, quindi per adesso siamo in un buon periodo. Oltre a questo, come sempre, fate un salto in descrizione, c'è il sito dei nerd in cui vi invitiamo a registrarvi. Oltre a quello, c'è il nostro canale Telegram in cui unirvi e il nostro canale Twitch in cui andiamo periodicamente in stream. Detto questo, passiamo alle storie. Topolino e l'ombra di Mister Vertigo, primo episodio. Zio Paperone e Battista, i segreti del deposito, secondo episodio. Paperino e il gigantesco problema floreale. Double Duck, Super Soldier, America. America, Amelia e la magia tecnologica. Ragazzi, sono partito la scorsa settimana, alla fine del video, dicendo di essere straconvinto di dare come titolo di storia migliore quella Double Duck, ma mi devo ricredere. E in effetti, come ho detto invece qualche settimana fa, pensavo che Mister Vertigo fosse l'ennesimo tentativo di portare avanti una saga che mi aveva ormai scocciato. Invece mi è stupito al punto che ho deciso di lasciarla per ultima, perché per me la storia migliore della settimana è proprio il nuovo capitolo di Mister Vertigo. La lasciamo per ultima, appunto, di conseguenza. Torniamo invece al secondo capitolo della saga relativa all'uscita del deposito, Zio Verone, Battista e i segreti del deposito, appunto, seconda puntata di Alessandro Sisti e Giuseppe Facciotto. I Bassotti ci eravamo lasciati con la banda in grado, anzi, che era riuscita a entrare all'interno del deposito per trafugare delle gemme preziose senza il minimo problema. I problemi però sorgono in questo momento quando si attiva il programma automatico di lavaggio delle gemme preziose, trascinando a fondo i Bassotti in un turbine di acqua e sapone. Un terribile incubo per dei ladri lerci come loro. Vengono catapultati fuori dal deposito in maniera estremamente violenta e decidono di battere in ritirata dopo il furto fallito. Paperone si sveglia la mattina e vede che le sue gemme sono perfette, ma nella notte comunque ha avuto un sentore che i suoi tesori potessero essere in pericolo. E a volte il sesto senso di Paperone è davvero innato ed eccezionale, in quanto è effettivamente così che sta andando. Nel frattempo, Battista, che sta tenendo una vita agiata al servizio con il servizio dei Bassotti, che gli fanno da maggiordomo, il maggiordomo un po' buffo, però comincia ad avere molti sospetti per via dell'assenza totale di comunicazione con l'esterno. Riuscirà forse Battista allora a trovare una comunicazione con l'esterno? Le prova veramente tutte, pizzicano i viaggiatori, la mail del computer. Non sembra funzionare nulla. Prova addirittura a farsi vedere da un satellite del principale, ma anche lì non è un'idea proprio geniale. Allora, però, Battista sembra avere un piano che si può intuire, non lo dice apertamente, ma si può intuire che abbia un piano per la testa, quando ordina per cena un fricassè au res de nourriture con gli avanzi della settimana, un modo per non sprecare il cibo, ed è una buona regola dei maggiordomi. E Battista commenta in maniera abbastanza double face, in un modo un po' particolare, dicendo: dirò di più, è precisamente come me l'aspettavo. Ciò significa che Battista cercava forse un indizio per smascherare il complotto che c'era dietro, che per far capire che è in ostaggio dei Bassotti, e forse l'ha trovato. Però non sappiamo ancora quale sia il dettaglio del piatto che gli ha fatto capire questa cosa, e di conseguenza andremo poi a vedere nel prossimo numero quale sarà stata l'intuizione di Battista. Fatto sta che dopo la cena dà dei consigli preziosissimi, volontariamente sul deposito e su come raggiungere soprattutto le zone dei tesori più preziosi. Seguendo le indicazioni di Battista, però, i Bassotti non si ritroveranno con la strada spianata.
Il resto della storia ve la lascio a voi e il finale fa presagire che Batista sia però parecchio nei guai. Una saga che per adesso mi sta convincendo. Il piano di Bassotti è ben articolato e intelligente, nonostante l'assenza di 176, intellettuale 176, che forse sarebbe stata ancora forse un tocco in più, però in questo caso la banda si sta comportando bene. Batista è un personaggio più interessante. È stato caratterizzato a tutto tondo, e, oltre alle sue innate conoscenze sulla materia maggiordomica, passatemi il termine, è anche in grado di smascherare un complotto come quello dei Bassotti, a quanto pare. Ma ripeto, ne sapremo meglio nel prossimo numero. Per adesso posso dire che i primi due episodi promossi ed è una saga che mi sta interessando parecchio. Prossima storia. Paperino e il gigantesco problema floreale di Francesco Vacca e disegni di Ivan Bigarella. Paperino si ritrova nel suo giardino con innaffiatoi, parete, eccetera, per dare una sistemata al suo giardino. Quando Anacleto, tanto per cambiare, viene a turbare la sua quiete, facendosi vanto delle sue petunie che stanno crescendo rigogliose. Paperino di primo cerca di ignorarlo o quantomeno di battibeccare con Anacleto. Ma poi deve ammettere effettivamente che le sue piante non sono proprio al meglio. E allora avrà bisogno di qualche metodo per vincere il torneo di botanica che si terrà di lì a poco. E a chi chiedere se non ad Archimede, sempre pronto a tuffarsi in queste avventure particolari. Che fornisce a Paperino lo strumento di cui ha bisogno. Naturalmente, dopo potete immaginare che le cose non andranno proprio come si pensa. Della storia mi sono piaciuti i colori, i disegni in generale, comunque Ivan ha fatto un buon lavoro e la serie di sfortunati eventi che Paperino incapperà quando si tratta di contenere l'effetto del concime o comunque della sostanza che Archimede ha dato a Paperino per far crescere le piante, avrà una serie di sfortune indicibili che vi lascio leggere perché sono davvero comiche. È una sequenza questa molto rapida in cui gli accade veramente di tutto, molto interessante, molto intelligente. Promossa, breve e abbastanza divertente e comica, come ho detto. Prossima storia. E la prossima storia, ragazzi, è una storia da cui prestare molta attenzione perché si tratta appunto del ritorno dopo non si sa quanto tempo di Double Duck, Super Soldier di Marco Bosco, Vitale Mangiatore dei disegni, color di Max Monteduro. La storia, come è stato precisato più volte all'interno del topo, è parte del passato di Double Duck, infatti Kaikeu è ancora al suo fianco come aiutante dell'agente segreto Papero. La storia si apre in una scena notturna tutta immersa nel nero, come poi è caratteristica delle storie sia di PK che del nostro agente segreto preferito. Qualche persona sta spiando con un cannocchiale un incontro tra due persone sotto a un ponte di notte, appunto, salvo poi venire scoperto e preso a colpi di pistola e bloccato dal gruppo e forse imprigionato. Sì, c'è un cambio di scena, le pagine tornano bianche, candide come ce le ricordiamo, sempre sulla solita qualità, Panini. La scena, appunto, riprende con il direttore dell'agenzia, Kaikeu e Double Duck. Nei pressi della Robotech, un'azienda che produce macchine o comunque pezzi di automazione, esoscheletri robotici e arti bionici, che lamentano un furto di un esoscheletro che potenzia le capacità fisiche delle persone. Si può vedere in questa immagine che l'uomo in questione riesce a sollevare 1 tonnellata per braccio. Niente male, vorrei fare il suo allenamento di palestra. Allora viene chiesto al gruppo di rintracciare i possibili rapinatori, i possibili ladri di questo oggetto, che vale ben 600 milioni di dollari, quindi non c'è da scherzare. Subito Kaikeu e Double Duck si mettono all'opera, andando sulle tracce di uno studente, un certo Frank Martinez. Si trovano a San Francisco con questa bellissima immagine del ponte rosso che caratterizza appunto la città americana. E in generale ci sono dei gran bei colori, dei gran bei disegni. Del resto, Monteduro e Mangiatordi, che cosa potevano fare se non un buon lavoro? La trama invece è abbastanza semplice. L'ho vista come un po' riempitiva come storia. Mi aspettavo una maggiore cura, visto il tempo di attesa che è percorso tra una storia e l'altra. Comunque non mi ha deluso. Bosco ha fatto un lavoro discreto e apprezzabile, contenuto, non chissà quanto creativo, è vero.
però comunque si compensa perché l'atmosfera che si viene a creare è quella giusta ed è alla fine quello che a me interessa quando leggo una storia di Double Duck, è venire catapultato nell'universo dello spionaggio dopo magari tanto tempo che ho passato lontano da esso. E in questo caso sì, è abbastanza interessante, finale con un piccolo colpo di scena, niente di eccezionale. La parte proprio finale, quando c'è la chiusura della storia, diciamo, non mi ha convinto. L'unica cosa è la chiusura che appunto è stata fatta in maniera un po' banalotta. Il colpo di scena era buono, ma non lo svolgimento finale. Sufficienza risicata per questa storia di Double Duck che poteva fare di meglio, secondo me. Andiamo alla prossima. Una storia che invece mi ha stupito, partivo con zero aspettative su questa storia, ma invece si è rivelato qualcosa di molto interessante. Massimiliano Valentini e Giulia Latorre creano Amelia e la magia tecnologica. Amelia, durante uno dei suoi ennesimi assalti al deposito, sembra avere ancora una volta, essere ancora un passo dalla numero 1, quando a un certo punto cade giù dal deposito. Si prende una bella botta, ma sta bene tutta intera, e chiedendosi perché la sua scopa di improvviso ha smesso di funzionare, quando gli compare davanti il capo della commissione magica, che rivela di averle staccato i poteri a seguito di numerosi trascurazioni dei doveri di strega, come i successi che darebbero lustro all'organizzazione stregonesca. Ma purtroppo non è stato così, quindi i suoi poteri gli vengono revocati. Da quel giorno dovrà vivere come una papera qualunque. Direi che l'incipit della trama potrebbe essere questo, e devo ammettere che è risultato molto meno banale di quello che pensassi, perché alla fine Amelia si rivela diventare un'amica di Paperone, in qualche modo. Si trova un lavoro vero e la vediamo calata in panni molto diversi. Valentina ha fatto un lavoro molto interessante, un po' come Marco Nucci ha fatto nella storia con Gastone. Prendiamo un personaggio ben noto per alcune sue caratteristiche e cambiamogliele totalmente per vedere che cosa viene fuori. E in questo caso il risultato per me è stato molto apprezzato. Approvata. Sarei curioso di vedere qualche altra storia, magari sceneggiata da lui o comunque nel breve termine, perché secondo me ha del potenziale se tornerà a lavorare su personaggi così particolari e ad elaborarli in questo modo. Ma passiamo ora alla testa di serie della settimana. Ragazzi, nemmeno io mi aspettavo di essere qui in questo momento a dirvi che Topolino e l'ombra di Mister Vertigo di Marco Nucci e Ottavio Panaro è la storia migliore della settimana, secondo me. Sono partito col piede sbagliato perché, vedendo la classica scena con le didascalie in cui si parla di questo spettro fantasma ancora una volta in maniera terrificante, dicevo ancora una volta la sceneggiatura è banale. Invece non è così, perché in realtà questo è l'incipit della trama del film legato al caso Vertigo, che vede come protagonisti Mister Vertigo, appunto, anzi come antagonista. E di primo pelo sembrava Topolino, ma in realtà il muso un po' più allungato tradisce che si tratta di un attore, e poi viene chiarito tutto in qualche tavola più avanti, che anche Pippo naturalmente è un attore, e ci troviamo nella scena di L'ombra di Mister Vertigo di Alfred Lang, un film che andrà in onda entro pochi giorni. Si chiude il trailer di questo film. E si arriva in uno studio dove un conduttore sta aprendo lo show, appunto, con degli ospiti speciali, ossia il cast del film, il regista e gli originali, questa volta Topolino e Pippo, che dovranno rispondere a qualche domanda sul caso. Questa è stata la parte che mi ha convinto che questa storia aveva del gran potenziale, e lo svolgimento ha avuto la capacità di mantenere questo standard molto elevato e far sì che fosse la mia storia preferita. Qua farò qualche spoilerino, quindi solita cosa, allerta spoiler, state attenti, e quando finisce la parte in cui parlo del finale o comunque delle parti più compromettenti, la scritta sparirà. Quindi vi lascio qualche secondo magari per stoppare il video, guardare dove skippare e poi inizierò l'analisi. Topolino, che appunto è chiamato a rispondere a queste domande, è estremamente interessato alla pellicola del film per capire come il regista Lang ha deciso di mettere i fatti su pellicola. Terminato lo show, Topolino fa alcune domande al regista Lang, appunto, dopo che quest'ultimo ha rivelato di aver cambiato il finale che, come sappiamo, essersi concluso nella realtà, ossia con l'arresto del presunto Mister Vertigo. In realtà così non è andata nella pellicola del regista, che ha deciso di cambiarlo in maniera un po' imprevedibile.
Topolino fa alcune domande appunto al regista che lo invita a casa sua per vedere il film per intero in anteprima. Il film è stato sceneggiato bene. Confesso che all'inizio volevo, ero molto curioso di sapere la sceneggiatura intera, come sarebbe stata di questo film, perché di fatto si trattava di due sceneggiature in parallelo e pensavo che non ci non fosse arrivato tanto. E invece è così, vediamo il film per intero, più o meno dall'inizio alla fine, e vediamo anche qual è la caratteristica che ha fatto cambiare il finale. Lo spunto che però tormenterà Topolino è quello riguardo a una maschera che nel caso però non fu, nel caso quello reale però, non fu più di tanto considerata. Niente prova del DNA, niente di niente, come invece accade nel film. E proprio grazie a questa prova, Topolino riesce a rintracciare ancora una volta il vero Mr. Vertigo, che si sospettava appunto avere diverse marionette in giro per Topolinia, per provare ad arrestarlo, ma Mr. Vertigo riuscirà a scappare nel film, appunto. E Topolino però verrà tormentato in queste bellissime scene al buio, dal pensiero della maschera, però si riesce a convincere che il caso Vertigo è chiuso, assolutamente chiuso, solo poi ritrovarsi pochi minuti dopo davanti alla roulotte di Arkadin per chiedergli della maschera e della marionetta, che appunto verrà mandata per dei test al laboratorio della polizia. Molto interessante, davvero molto interessante questa storia di Mr. Vertigo. Ha risollevato un po' tutta la mia opinione per la saga e non vedo l'ora di sapere come andrà a finire. Ottimo inizio, davvero ottimo inizio. In decimi sarebbe un bel 8,5/9 addirittura, perché l'inizio mi faceva presupporre tutt'altro, ma andando avanti sì che è diventato interessante. Che dire, aspettiamo la prossima storia, la prossima settimana. Prima di chiudere, andiamo a vedere alcune cosucce interessanti. La prima è: seguendo l'eco della montagna, inizia la scalata Topolino dal numero 3410. Sul prossimo numero, come invece andremo a vedere nel numero ancora successivo, quindi il 3411, una storia di Silvia Ziga che torna sul topo dopo parecchio tempo. Concludiamo il topo andando a vedere insieme la prossima uscita. Vediamo nella prossima, con la copertina del prossimo numero, le storie. Papera Sera News presenta Zio Perone in I Papperi Non Cambiano, Topolino nell'ombra di Mr. Vertigo, episodio 2, Zio Perone e Battista i segreti del deposito, episodio 3, Miau Cronache Feline, il felino vendicatore, speciale Dante Alighieri, giustamente, perché nel prossimo numero c'è lo speciale riguardo al Sommo Poeta, Messer Papero e il Ghibellin Fuggiasco, ristampa cult. Ok ragazzi, il topo è stato analizzato, guardate che bella copertina di Paolo Mottura, è splendida. E andiamo ad aprire rapidamente questo bel pezzettone di uscita. Olle. Ecco qui, le monete all'interno della piscina aurea sono molto più contenute di quelle che si vedono nei fumetti, però hanno un gran bell'effetto, luccicano da impazzire, ci sono anche dei bei sacchi di monetine. Qua dentro c'è Battista, che andiamo ad aprire, eccolo qui. Ve lo metto un po' più vicino, così forse riuscite a vedere, no, perché il mio zoom è pessimo. E andiamo a inserirlo all'interno della vecchia uscita. Ecco fatto, seconda uscita completata. Devo ammettere che sta venendo su molto bene, è straordinariamente carino. Come potete vedere, si apre con estrema facilità, poi va abbattuto con questi agganci. Di buona qualità, la vernice è fatta bene, i colori sono a posto, queste monete luccicano da impazzire, quindi assolutamente approvata. Una gran bella uscita, la consiglio. So che molti di voi non l'acquistano, hanno deciso di non acquistarla, ma per me è davvero carina, quindi mi sono lasciato tentare da questa uscita e l'ho acquistata anche questa settimana e devo ammettere di essere soddisfatto, però de gustibus, quindi lascio a voi la decisione naturalmente, per me è consigliata. Detto questo, ragazzi, il video è durato il giusto. Questa settimana sono riuscito a non sforare troppo. Vi ringrazio di averlo visto fino a questo punto. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e lasciare mi piace se non l'avete ancora fatto. E io, come sempre, rimandandovi ogni giovedì dopo della settimana, vi auguro una buona giornata o una buona serata.